Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi andremo a provare insieme un po' di novità make-up di She Glam che vi ho fatto vedere nello scorso video haul. Che mi raccomando, se vi siete persi, andate subito a recuperare perché ci sono un sacco di chicche. Come palette occhi, oggi ovviamente andremo a provare la Lio Palette, ovvero questa dei segni nella versione gialla. Ecco qui l'interno della palette, trovo che sia bellissima. Questo glitter è qualcosa di fuori di testa, non so quanto possa rendere a un botto di riflessi, raga, è bellissimo. E anche gli altri colori mi piacciono un sacco, mi ricordano un po' una palette di P. Louise, può essere. Vado come primo colore ad applicare Sun Love, questo giallo. Mi sono dimenticata di dirvi che in questa palette l'unico glitterato è questo, tutti gli altri sono completamente matte, il che sinceramente è una cosa che mi piace, perché a mio gusto personale, ovviamente parlo sempre a mio gusto personale, le cialde o sono glitterate come questo, quindi proprio glitter puro, o sono quegli shimmer super pazzeschi, effetto bagnato, altrimenti ci sono quegli shimmerini più tradizionali, più easy. Sinceramente non mi piacciono, preferisco di gran lunga degli opachi, e quindi devo dire che questa palette mi piace molto. Questa è la pigmentazione della cialda, direi che sembra molto buona. Ho già applicato ovviamente un primer occhi, e allora raga, la pigmentazione direi che non è assolutamente niente male, cioè calcolate comunque che non ho sottobasi bianche, quindi top. Di solito questi colori rendono al meglio con una base chiara sotto. Vi devo dire raga che stiamo partendo veramente molto bene. Vado ora con un pennellino a punta a prelevare Courage e lo vado ad applicare nella parte più esterna. Anche questo sembra molto pigmentato. Ah, il giallo di Fallout per ora non ne ha fatto. Wow, anche questo è bellissimo. Questa tra l'altro è stata una delle prime palette della collezione che avevo puntato. Infatti se vi ricordate anche nel video Trend Mood in cui l'avevamo scoperta insieme questa collezione, me ne ero innamorata subito. Utilizzo Magnetic per andare a sistemare la sfumatura e utilizzo sempre il pennello che ho utilizzato prima per il giallo. Allora raga, questa per ora è la situazione. Io devo dire che si sfumano benissimo. Vado ora con un altro pennellino a punta a prelevare Ruler, questo colorino qui, un po' particolare in realtà, sembra tipo un marrone però non tanto aranciato come gli altri, mi ricorda in realtà un po' un rossetto che ho di Too Faced, e lo vado ad applicare nell'angolo interno. Allora questo sembra un po' meno pigmentato, ma non so se è un problema della cialda o del mio angolo interno, che non so perché raga, però non so se notate qui, anche se metto del primer gli ombretti prendono sempre pochissimo. Ho provato a mischiarlo un pochino con Courage, quello che ho utilizzato prima qua, e vedete che è molto più pigmentato, quindi penso che un pochino il problema sia anche la cialda. Vado ora con il mio primer per glitter di NYX, sapete che lo amo, utilizzo sempre lui, lo vado ad applicare nella parte centrale dove non ho applicato ombretti, e vado ovviamente ad applicare center stage, ovvero i glitter, vado ad applicarli col dito. Raga, non so se ci rendiamo conto, wow, sono meravigliosi. Eccoci qua raga, questo è il classico glitter in cui farei molto volentieri il bagno. È super iridescente, bellissimo, multichrome, stupendo. Questa tipologia di glitter credo che si possa tranquillamente applicare anche senza l'aiuto di una base glitter. Comunque sapete, io la vado sempre ad applicare per far sì che comunque mi resti il più possibile e che abbia un effetto più wow possibile anche. Bene raga, io vado a fare l'altro occhio out of camera e noi ci rivediamo dopo per provare insieme i nuovi prodottini che ho per la base. Eccomi tornata al look occhi terminato, ho già applicato correttore aranciato, correttore illuminante, e andiamo ora ad applicare insieme il nuovo fondo di She Glam Skinfluencer. Io utilizzo la colorazione Shell, ce l'ho in questo formato perché ho preferito prendere dei campioncini per vedere un pochino la mia colorazione, infatti su quattro questo era l'unico che mi andava bene. Stranamente ho anche proprio beccato la mia colorazione, perfetta questa. Non è assolutamente una prima impressione, io ho già provato questo prodotto e l'ho voluto provare per riuscire a parlarvene meglio. Allora innanzitutto è super 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 mega cremoso. Vi faccio vedere, io lo vado ad applicare con un pennellino così, cioè per intenderci, e sinceramente trovo che sia anche bello coprente. Lo vado a stendere con il pennello di Hello Kitty Spectrum di 04, scusate un po' zozzo, come potete notare è bello coprente, è stratificabile. In pratica questo è un fondo che viene descritto come ad alta coprenza ma leggero, adesso vi spiego un attimino, perché inizialmente era una cosa che non capivo molto bene nemmeno io. Intanto ho anche cambiato un po' il pennello, utilizzo anche questo per andare a picchiare
etichettare di più il prodotto. Me ne sono accorta una volta che l'ho applicato, ma già dalla prima volta, raga, sembra di non aver su niente. Cioè, sembra, non sembra di aver su un prodotto in crema, che comunque di solito si sentono, no? Come prodotti. Mi sembrava di avere già la base settata, praticamente. Poi, ovviamente, se lo andate a toccare che non l'avete ancora fissato, vi trasferisce colore, eccetera, ok? Perché alla fine sembra di un fondo cremoso si sta parlando. Vado comunque a settare con la cipria, perché avendo la pelle mista grassa, per me è impensabile non utilizzarla. Durante le ore resta un sacco confortevole, vi fa veramente una pelle mega piellata, quindi inutile dire che nel prossimo haul prenderò la full size. Ma direi di passare al prossimo prodotto, ovvero il Freck Please. E voi direte: ma l'avevi già provato? Ebbene sì, l'avevo già provato. Questa qui è la classica colorazione, ma ho voluto prendere una delle nuove colorazioni. Come potete vedere, hanno anche cambiato pack. Forse questa mi piaceva un pochino di più. Questa però sembra più bougie. Questa è nella colorazione Fawn, ovvero dovrebbe essere quella un po' più freddina. E ho intenzione di andare a fare un mix, sia per vedere se la formula è la stessa o l'hanno cambiata, sia appunto per la colorazione, che è diversa. Direi di iniziare appunto con questo nuovo e lo vado ad applicare esattamente come applico l'altro. Allora, già da così si vede che è più fredda. Sinceramente, come formula mi sembra abbastanza uguale. Ah, comunque, piccolo aggiornamento dell'altra volta, che se vi ricordate, quando li avevo provati insieme a voi, ho detto non so se mi piacciono o meno. Diciamo che le utilizzo spesso quando ho la base che non mi fa impazzire. Oggi appunto le ho volute applicare per andare a provare insieme a voi questa nuova colorazione. Quando ho una base un pochino me, questa mi salva abbastanza la situazione. E nel complesso non mi dispiacciono troppo. Resto sempre della mia idea che sono contenta di non averle naturali, perché non è assolutamente un effetto che vorrei tutti i giorni. Mi piace il fatto di poter scegliere io quando averle e quando no. Ecco qui il risultato di Fawn. Ora vado a mettere sopra un pochino di queste un po' più calde. Come potete vedere, già da così si vede tantissimo la differenza di tono. Quella è diventata gigante. Una cosa che sto notando è che forse la formulazione nuova potrebbe essere un filo meno liquida e quindi potrebbe essere un po' più difficile far poccio. Non voglio dire assolutamente che questo sia difficile da utilizzare, anzi. L'altro forse mi sembra ancora più facile. Direi di passare ora al blush. E non so se vi ricordate, in uno degli ultimi miei video in cui provavo novità, avevo appunto provato questo, ma nella colorazione Afternoon Peach. Oggi andiamo a provare Rose Meadow, ovvero questo colore. È bellissimo. E lo vado ad applicare con questo pennellozzo angolato. Vado veramente a prelevarne poco, boh, basta, perché sono mega pigmentati questi, raga, quindi fate attenzione. Vabbè, io non voglio tanto l'effetto un guanciotto alla Heidi, quindi vedete, non ne ho prelevato tanto e già abbiamo un sacco di pigmento. Sono totalmente opachi, non hanno assolutamente nessuna perla, il che me li fa apprezzare particolarmente. Questa è la colorazione, trovo che sia veramente super naturale, mi piace tantissimo. Tra l'altro io questi blush li amo perché, pur essendo in pot, già su una base settata si sfumano perfettamente. Eccomi tornata a look completo. Ho aggiunto alla fine anche un pochino di illuminante. Ho utilizzato il Mimosa di Glam Light, che secondo me oggi si stava benissimo, e l'ho aggiunto anche nell'angolo interno. E come rossetto ho applicato il numero 48 di Wycon, che ho riscoperto l'altro giorno nella mia makeup collection e mi sono ricordata di quanto fosse bello. Quindi, in conclusione, raga, parere sulla palette. Io ve la straconsiglio, soprattutto se magari non avete tanti soldi da spendere in make up, però volete comunque qualcosa di figo, queste. Io sinceramente su 4 palette che ho provato di Shane nessuna mi ha delusa. Freck Please, sono super curiosa a sto punto di provare anche la colorazione classica con la nuova formulazione. Alla fine anche il mix secondo me non sta assolutamente male. Blushino secondo me è molto bello, non fa macchia, non vi sposta la base, lo potete utilizzare anche su base settata, che non è assolutamente una cosa scontata per essere un prodotto in pot. E fondotinta, raga, è bellissimo. Io amo questo fondo, è super levigante, dura un sacco, fa veramente una bella pelle. Fatemi sapere con un commentino che cosa ne pensate di questo make up. Io vi ringrazio come al solito tantissimo per essere stati con me fino alla fine di questo video. Vi ricordo inoltre che giù in info box vi lascio come al solito tutti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!